Meghan Markle, ecco qual è il lato oscuro della duchessa. Meghan Markle continua a creare scompiglio per la Royal Family. Dopo aver fatto licenziare 6 assistenti, la duchessa è stata ribattezzata Hurricane Meghan. Pare infatti che Meghan si svegli tutte le mattine alle 5 e inizi a bombardare di richieste lo staff. Il ciclone Meghan, nuovi guai all'orizzonte per la duchessa. Il ciclone Meghan sembra non fermarsi. Questa volta la duchessa deve fare i conti con il fisco americano. Infatti Meghan è ancora una cittadina americana. L International Revenue Code, IRC, cioè il testo che raggruppa le leggi fiscali, stabilisce che anche i cittadini americano residenti all'esterno siano soggetti alla tassazione in base ai mezzi finanziari a loro disposizione. Mesi fa Laura Saunders, esperta di finanza, sulle pagine del Wall Street Journal, aveva avvertito la duchessa. La Saunders avrebbe messo in guardia la Markle, dichiarando che le sanzioni per mancata segnalazione dei propri averi sono molto severe in America. Secondo quanto riportato sulle pagine del The Mirror, la Royal Family starebbe già risolvendo la faccenda. Meghan Markle, parla la sorellastra, farò sapere a tutti chi è davvero Meghan. I guai per Meghan Markle non finiscono qui. Per la prossima primavera, quando è prevista la nascita del primogenito, la sorellastra Samantha pubblicherà un libro intitolato Le ombre della duchessa. Samantha, che nei mesi scorsi ha accusato la sorella di aver causato l'infarto del padre, ha dichiarato minacciosa: non mi terrò nulla dentro, farò sapere a tutti chi è davvero Meghan. Il mistero sulla vera indole della duchessa si infittisce. I suoi parenti l'hanno definita come una donna rivista e avida, pronta a tutto pur di avere notorietà. Quel che è certo, è che sin dal suo arrivo a corte, ha travolto la Royal Family come un vero e proprio ciclone. Meghan sta canovista. A 6 mesi esatti del Royal Wedding con il principe Harry, la stampa britannica ha soprannominato Meghan Markle, Hurricane Meghan, Ciclone Meghan. Spiegando come abbia distrutto e sconvolto la Royal Family, dal suo ingresso ufficiale a corte, il 19 maggio scorso. Oggi, 19 novembre 2018, Meghan Markle, compie esattamente 6 mesi dal suo insediamento come membro della famiglia reale d'Inghilterra. La stampa inglese, ma ormai anche quella di Oltremanica, hanno spesso definito la duchessa di Cambridge, come un tornado, che ha capovolto le rigide regole del palazzo. Meghan, non ha rispettato il protocollo sin dal suo ingresso a corte, diverse sono state le occasioni in cui, noncurante o consapevole, ha violato le regole imposte da Sua Maestà. Prime fra tante le eccessive effusioni in pubblico con il marito, baci, abbracci e carezze, che fino ad ora non si era mai visti tra una English Royal couple. Ma il suo atteggiamento non è stato contraddetto dai membri della Royal Family. Anzi, con Kate Middleton e il principe William, si sono dovuti adattare allo stile Meghan, ed hanno iniziato anche loro a scambiarsi qualche carezza in pubblico. Ma i motivi che hanno contribuito a regalare a Lady Markle il titolo di Hurricane Meghan, sono diversi. Tra questi pare affiorare un certo stacanovismo.
la duchessa del Sussex, si sveglia tutte le mattine alle 5 e pare inizi letteralmente a bombardare di email, lo staff. E sembra proprio che Lady Markle, tutte le mattine abbia richieste e suggerimenti nuovi da fare. Ma lo staff è sempre d'accordo? A quanto pare no.